Buongiorno ragazze, oggi vi mostro come preparare il pane dietetico con sola farina di segale integrale. Allora, l'occorrente per questa ricetta è 1 kg di farina di segale, un cucchiaino di miele piccolino, un pochino di acqua tiepida, una bustina di lievito di birra secco, 800 ml di acqua e un pizzico di sale. Come prima cosa mettiamo a sciogliere il miele nell'acqua tiepida e ci versiamo il lievito. Una volta che abbiamo sciolto per bene il miele e il lievito di birra, procediamo così. Mettiamo la metà della dose della farina e metà acqua. Lasciamo andare l'impastatrice. Facciamo andare l'impastatrice a una media velocità, non molto veloce, se no si surriscalda l'impasto. E aggiungiamo un altro poco di acqua e lievito. C'è farina, acqua e lievito di birra in questo momento. Non c'è né sale e né la restante farina. Lasciamo impastare e lasciamo riposare per 15-20 minuti. Eccoci qua. Fermiamo la macchina e lasciamo riposare per 15 minuti l'impasto così. Poi, dopo trascorsi 15 minuti, aggiungeremo il resto dell'acqua e il resto della farina. Trascorso il quarto d'ora di riposo, aggiungiamo la restante acqua, azioniamo l'impastatrice e piano piano aggiungiamo il resto della farina. Ecco qua, l'impasto è pronto, è appiccicoso, non vi preoccupate, deve essere così. Ora lo versiamo su un foglio di carta oleata e non dobbiamo impastare manualmente l'impasto, anche se lo fate a mano con un cucchiaio di legno, evitate di impastare per dare la forma del pane, altrimenti in cottura rimane crudo. Ora cerchiamo di dare più o meno una forma di pagnottella senza ammassare l'impasto, così. E mettiamo in una teglia in modo da formare una pagnottella. La teglia l'ho precedentemente oleata, eh? Ora tagliamo la carta in eccesso e mettiamo sotto il forno con luce accesa ma il forno spento a crescere per un'oretta, un'oretta e mezza. L'impasto, quando è pronto, formerà delle piccole crepe. Ci vediamo dopo. Prima di metterlo sotto al forno per farlo crescere con la luce accesa, solo con la luce accesa, forno spento e luce accesa, ho inzuppato, ho bagnato un foglio di carta forno con dell'acqua, strizzato per bene, e copro e procedo e lo metto a crescere. Eccoci qua, il volume è decisamente raddoppiato, ho messo qualche seme di finocchio, ora non mi rimane che metterlo in un forno preriscaldato a 250 grammi, ma dopo aver inserito il pane la temperatura la calo a 170 e deve cuocere per circa un'oretta, un'oretta e 10 minuti. Fate sempre la prova a stecchino, ci vediamo dopo a cottura ultimata. Ecco che splendore, il nostro pagnottone di segale è pronto, ancora caldo. Ora lascio raffreddare un po' e poi tiro via dallo stampo. Ecco qui, l'abbiamo appena tolto dalla teglia, un vero spettacolo. Ora non ci resta che tagliarlo e mangiarlo. Io con questo ci faccio anche delle favolose bruschette ed è buonissimo, veramente ottimo. Proviamo a tagliarlo? Che ne dite?
Vediamo, bello croccante, croccante, croccante. Ecco qua, il pane all'interno si presenta così. Questo è ottimo per chi sta a dieta, ottimo per accompagnare il secondo, per fare delle bruschette, per fare colazione con una fetta di pane con marmellata light. Ora non vi resta che provare e farmi sapere. Un abbraccio a tutte.